La Guardia di Finanza di Pesaro ha confiscato beni per oltre 250 mila euro, tra i quali una villa di Pregio San Costanzo e prodotti assicurativi per oltre 120 mila euro, a due coniugi, amministratori di una società di Fano, operante nel settore della costruzione di imbarcazioni da diporto e dichiarata fallita nell'anno 2012. I beni, oggetto di confisca, erano già stati sottoposti a sequestro per equivalente a seguito di indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Pesaro, coordinato dal maggiore Eleonora Ossola. Inoltre erano state ricostruite le vicende della società e accertate anche le responsabilità dei singoli amministratori. Oltre a depauperare il patrimonio della società, secondo gli investigatori e gli amministratori avrebbero distratto in maniera fraudolenta un finanziamento europeo di 253 mila euro concesso dalla provincia di Pesero Urbino nell'anno 2010 per migliorare il rendimento ambientale e l'ecosostenibilità delle aziende del settore nautico marchigiano. La sentenza di confisca è arrivata dopo la condanna definitiva dei due coniugi. L'esito dell'attività da inquadrare nella missione istituzionale del corpo a contrasto di ogni forma di illegalità economica finanziaria, costituisce il presupposto per il successivo riutilizzo dei beni ai fini sociali nel territorio, con l'obiettivo ultimo di assicurare un'utilità al cittadino attraverso un virtuoso reimpiego dei patrimoni illecitamente accumulati, hanno commentato i vertici della Guardia di Finanza provinciale.